Ok, bene. E adesso c'è la tornata da Paola. Dopo l'uccisione di Uberto Alberti, che è stata breve ma intensa. E vorrei vedere se magari un sarto, un fabbro hanno qualcosa da darmi. Vediamo un po', borse. Beh, tingi abiti? Io tingerei gli abiti. Skin bonus. Borse. Questa è gratis. Buona. Medicinale grande. 6.000. 6.000. Così poi non lo dobbiamo spendere dopo. A trovarmi, è vero? La skin bonus, ragazzi, è bellissima. Mamma mia. Sciccosa. Dovete prenderlo. Ora! Vergogna, razza di cani! No, non lo vedo più. Non lo vedi più? Fatti due occhiali, non lo so. Ehi, non dovresti stare qui. Dici? Subito! Ma no, lo devi agguantare. Giù, eccolo! Fuori uno. Forza. Fuori uno. Fuori due. No. Fuori due. Ecco sì. Lei giù le mani. Fuori tre. Fuori quattro. A posto. Allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti. Non Che fermarti! Come ho sempre detto, nelle missioni anche di GTA, il problema è il viaggio. Poi il resto è molto fattibile. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Affanculo. Zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Certo, così facile, magari. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Va bene, la titanza. La titanzasia. Allora, praticamente l'occhio è quello che va ucciso, se non vado errato. Programma di Sì. rilevazione di notorietà. Questa barretta ti aiuterà a capire. Boom. E tanto ridotto a un quarto. Qua c'è il manifesto che si strappa. Boom. Fine. Risolto. Il livello di notorietà dipende da Ezio o da te. Ma a questo punto posso anche fare la prossima. E andiamo. Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? No, solo. Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre, oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? Ai, ai. È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti. E lasceremo Firenze. Sii cauto. Verso Monteriggioni. La via è molto lunga.
dove ci accoglierà zio Mario. Scorta la tua famiglia, madonna. Dai, dai. Cazzo. Tuo coglione. Oh. Cioè, non lo so. Non ho fatto nulla. Ok, devo fare una piccola deviazione. Mi dà un fastidio essere famigerato, ragazzi. Non ne avete idea. Boom. E si risolve la cosa. Buongiorno. Sarà permesso. Correte però. Va bene, ci siamo. Eccoci qui. Si va. Ah no, ci siamo un cazzo. C'è ancora diversa strada da fare. Mostrate un po' di rispetto. Qua c'è il mercante d'arte. Tanto i nostri soldi li abbiamo già spesi, a quanto pare. Non in faccia, vi prego, non in faccia. Bene. No, è nel culo allora. E anche qua al solito il metodo di prima. E le portiamo da loro. Vorrei sedervi sulle vostre ginocchia. Addirittura. Usare anche la bocca, no? Dietro di me. Ok, adesso di qua. Chi è che mi scrive per mail? Cadere proprio a noi. Non lo so. Faremo mai ritorno? Non lo so. E ce ne andiamo verso Monte Rigioni. Uniti. Che accadrà alla nostra casa? Oddio, quanti... Non lo so. Che due coglioni che sei. Hanno avuto una degna sepoltura. Sì, l'hanno avuta. Non lo so. Non so, non so. Arrivederci, ragazzi. È completata. Fine della sequenza 2, che è molto più breve rispetto alla sequenza 1. Ma sai proprio. Sempre stesso anno, questa volta è Monte Rigioni, che ci sono stato tra l'altro nel 2020, poco prima della pandemia. È molto diversa, però per certi aspetti è molto simile a quella del gioco. Non c'è la Villa Auditore, ovviamente, anche se la Villa Auditore in realtà esiste. Non manca molto. Grazie a Dio.